A mio avviso stiamo vivendo una situazione d'emergenza nella provincia di Pescara mai vissuta prima. Purtroppo la situazione è gravissima. Abbiamo un ospedale Covid al collasso, ci avevano promesso quando hanno tagliato il nastro che sarebbero risolti tutti i problemi dell'emergenza sanitaria legata al Covid, così non è stato. Infatti si stanno ricoverando pazienti Covid nell'ospedale pulito, nei reparti puliti, si stanno sporcando purtroppo i reparti puliti, nello specifico medicina, e io ho voluto fare un focus sulla terapia intensiva, che è il vero cuore del problema, dove a fronte di una quarantina di pazienti ricoverati vi operano 6 medici e 12 infermieri. Le linee guida regionali prevedono, nella situazione ottimale, un medico ogni 4 pazienti e un infermiere ogni 2 pazienti, quindi all'appello mancherebbero almeno 4 medici e 8 infermieri. Con questa situazione non si può andare avanti. Quindi io chiedo con forza al Presidente di Regione, all'Assessore regionale alla Sanità, di chiedere al Ministro della Difesa l'invio di truppe di medici e infermieri militari, perché così non si può garantire un'offerta efficace ed efficiente. Altresì aggiungo che stanno operando operatori sociosanitari precari e in una situazione di emergenza non si possono far operare queste figure, devono essere immediatamente stabilizzate per garantire anche lì un'offerta adeguata. Il pronto soccorso non è da meno, abbiamo le sale OBI che possono contenere, le sale di osservazione breve, 8 pazienti, negli ultimi giorni abbiamo registrato 30-35 pazienti ammassati in attesa di essere posizionati nei reparti. Il personale stremato. Io faccio un ringraziamento enorme ai medici, infermieri, operatori sociosanitari che stanno facendo anche turni massacranti di 12 ore. Così non si può andare avanti. Medicina è fortemente provata, ma anche altri reparti. Si faccia presto, si faccia subito per garantire soprattutto assistenza e tutela alla salute dei nostri pazienti.